Ma ti ricordi pure io. Vabbè, però tu non avevi capito la missione qui, zii. Cioè, tu sei stato mezz'ora a uccidere i Digimon. Senza senso. Senza senso. Tu mi dicevi, zii, ma come si fa la parte della Spring? E devi uccidere gli Impemon. In che senso? Wow, uccidi un Impemon. Tu, no! Da mezz'ora sono i Digimon. Ah, ecco perché volevo provare. Era tiltato un sacco. Che già non aveva senso che avevi droppassero gli oggetti. Metto che ho Betayment. Ah, una volta ti ho strato una roba a Mirko. Devi sapere, compa. E sei incazzato un sacco. Poi l'ho dovuto ridare. No. Allora, praticamente non sapevo di questa cosa. Ho detto, Mirko, ci sono vari tipi di parti. Qua c'è scritto free obtainment. Noi senza che andassimo a tradurre quello che c'era scritto. Quindi ottieni gratuitamente. No, mettiamo questo. Va bene. A un certo punto vedo che Mirko trova un uovo. Io, minchia, il mio uovo, pum. Mi vendo l'uovo perché l'aveva preso lui. Però lo potevo vendere pure perché c'è la possibilità del party. E Mirko rimane fermo, tipo, compà, perché ti sei preso tu il mio uovo, compà? Era solo tipo un brutto. Compà, ma è il mio uovo. No, compà, l'ho trovato. Perché non mi. Sei rimasto malissimo. Poi l'ho dovuto ritare. Beh, ci credo. Mi è dispiaciuto un sacco. Ciao, io ho minacciato. Sì, ma perché la cosa era tipo: se io tocco questo, allora vieni a prenderti questo uovo. Ok. Non lo puoi prendere, vedi? Non te lo fa No. prendere. Perché l'ho toccato io il Digimon. Il primo che tocca prende È suo. l'oggetto. Esatto. In quel caso, io sapendo questa regola, ho detto: Izzy, com'è possibile che la tua? L'ho preso io. L'ho toccato io, vuol dire che è mio e nuovo. E lui è uscito pazzo perché non era così. Essendo che poi dopo, quando abbiamo vado a uccidere un Digimon, abbiamo visto che io potevo prendere il suo drop. E là ho detto: cazzo. E allora poi gliel'ho ridato. Però me la dispiace perché ci è rimasto un sacco male. E era il primo uomo che aveva trovato. Ah, minchia, ok, aspetta, lo prendo. Mamma mia, però sei una brutta persona. E adesso mi chiede di ritornare, capito? Ah, ecco, ora capisco perché non to. No, non. Mo' ha senso. Mi ricordo una giornata. Posso dire mille aneddoti su Digimon, raga, perché ci abbiamo passato anni. Sembra che non ci abbiamo mai giocato, ma ci abbiamo passato veramente anni. Praticamente c'è stato un periodo che c'era gente che comprava le carte. E queste carte di Digimon facevano spawnare dei Digimon con possibilità di drop rate alto per le uova indistruttibili. Perché ci sono uova distruttibili e indistruttibili in questo gioco. Al che io ho detto a Mirko: Mirko, vieni a giocare in quel periodo perché ci sono le uova indistruttibili. Tutto questo senza sapere che quello che faceva la gente era comprare le carte e prendersi le uova indistruttibili. Ma è diverso questa meccanica. Ma tu compri la carta, hai la tua sezione di evocazione del Digimon privata per prenderti il drop. Prima non era così. Prima, per esempio, andavi in un punto, ve lo faccio anche vedere nella live. Chi è vecchio giocatore di questo gioco? Non so se c'è qualcuno vecchio giocatore di questo gioco, eventualmente se lo ricorderà sicuro. Praticamente vai a questa casetta qui, o meglio, andavi a questa casetta qui e c'era sempre pieno di Digimon. Baby, Digimon Baby, perché Digimon Baby ti davano i micro drop rate rispetto al Giga Boss. Queste carte costavano un sacco di soldi e uscivano 6 Digimon Baby e un Digimon gigante per ogni carta. Quindi c'era qua pienissimo di Digimon Baby e ogni tanto c'era il Digimon gigante. Mi è capitato più volte che mentre che giocavo, anche con loro in chiamata, Mirko, Franco, Vincent, davanti a me mi spawnavano, quindi involontariamente mi spawnavano, questi Digimon giganti. E io che faccio? Come un pazzo, con un Agumon al 20, 30 dell'epoca, lo picchiavo, veniva shottato dal tizio che aveva comprato questa roba, ma il drop rate andava a me perché l'avevo toccato io per primo. E erano drop rate Digimon indistruttibili livello 5, iper già evoluti senza dover spendere oggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Con i Digimon Baby che erano gli oggetti per far schiudere quel Digimon. Questa cosa, quando gliel'ho detta a Mirko, ho detto: zii, vedi che c'è possibilità di fare questa cosa, ma era una di quelle trollate che non bisognerebbe fare, però nel senso tu non lo sai, pensi che è legit e lo fai. E è venuta a giocare e ci prendiamo le uova gratis in questo modo. Uova però che non erano gratis perché erano delle carte. In realtà potevi farmarle, abbiamo scoperto anche nel gioco, quindi poi non penso che abbiamo scammato mai le persone. Non lo sappiamo in realtà. È rimasto nel dubbio questa cosa. Sì, è rimasto molto nel dubbio. È un bordello di quelle, E porca troia. Ma perché la cosa bella è che spawnavano davanti a noi. E quindi tu dici: appena spawnano, Mirko, colpiscine più che puoi. Tanto qualcun altro te li shotta. Cioè, la nostra cosa era: qualcun altro te li shotta. Tu colpiscine più che puoi. E dobbiamo noi. Questa è la cosa. E ci siamo fatti. Purtroppo era sull'account, non Steam questo, perché non è mai arrivato questo evento su Steam, penso appunto per questa problematica. Era sull'account Game King, mi sembra che si chiamasse. Può essere, ma non ricordo benissimo, raga. In pratica ci siamo fatti forse più di 30-40 uova a gratis, o di più forse. Io al fisico ho più di 30-40. Quell'account non ce l'ho più troppo, perché era la mail vecchina, non era nemmeno una mail di quelle buone, di quelle farlocchissime così per i videogiochi. Quindi ho perso password, ho perso tutto, ho perso un account con 30 uova, 40 uova di Digimon su Game King. Però ti posso dire
dire che da quando l'ha acquistato Steam questo gioco ha preso un'altra vita. Io considero che sono un giocatore tutto da Game King, giocavo io, quindi ho visto proprio questa, l'alba del gioco nascere. Ti posso dire una cosa più bella: il giorno che questo gioco è stato messo su Steam, l'ho installato, ho giocato al Data Center, c'eravamo tutti, perché all'epoca ti dava la cavalcatura con Dreamogemon, non c'erano Digimon iper estrosi che vedi adesso, c'erano gli Alphamon che passeggiano. Praticamente ho beccato, e questa è una delle picche, delle poche soddisfazioni che ho avuto su questo gioco, proprio i primi player che avevano tutti la cavalcatura con Grimogemon, che era la cosa più forte di quel gioco in quel momento storico. Al Data Center non c'era nessuno che aveva evoluzioni overpowered, tra tipo 3-4 cristiani contati, ma era tipo, eravamo una massa di non so quante gente, tutti con la cavalcatura di Grimogemon. Era bello, mi sentivo felicissimo, perché minchia, sto giocando a un gioco che è appena iniziato, che siamo lì dall'inizio, e ho visto l'alba di questo gioco sulla versione Steam. E poi è durato un giorno, perché poi nessuno dei miei amici è voluto continuare a giocarci, perché mi hanno trovato.